conosciuto in un quartiere particolare di Napoli, che è quello dei tribunali, che ha molte similitudini con la zona della sanità, quindi ho tanti ragazzi come loro, diciamo, ragazzi molto svegli, molto vivaci, attorno a me. Ma questi bambini mi regalano spontaneità, mi regalano vivacità, mi regalano allegria. Sono ragazzi che hanno tanto da dare. Io ho soltanto recepito il loro messaggio, quello che ognuno di noi dovrebbe vedere in questi bambini, se ha appunto la sensibilità di recepire, di saper vedere, no? Vedere le loro mani, come tra di loro anche riescono a dialogare, anche a divertirsi. Ho chiesto loro di tradurre la mia storia attraverso un disegno e loro si sono divertiti, si sono anche confrontati, sono anche entrati un po' in gara tra di loro, ma in senso buono, perché a me, diciamo, le gare non piacciono. Poi hanno espresso la loro artisticità che hanno dentro e si sono appunto sbizzarriti a rappresentare me, la pizzeria, la famosa zestina della pizza fritta, la pizza. Poi hanno espresso la loro artisticità che hanno dentro e si sono appunto sbizzarriti a rappresentare me, la pizzeria, la famosa zestina della pizza. Dare a tutti quanti, diciamo, un segnale di territorio, di quartiere, ma quartiere che fa, diciamo, belle cose, non quartiere o quartieri tristemente noti per cose magari spiacevoli, purtroppo. A Napoli c'è anche questo e da questo possono nascere grandi situazioni, quindi fino a quando potrò, anzi cercherò anche di coinvolgere altri ristoratori, altri operatori del cibo, ad avere, diciamo, la sensibilità di approcciarsi a questi bambini per fare qualcosa di nuovo, perché con la vivacità di questi ragazzetti, di questi, non so se chiamarli più bambini, perché si arriva dritti al cuore sia del prodotto e sia delle persone che poi possono scegliere e possono avere un ottimo ricordo sia del prodotto stesso come prodotto da forno, ma sia del messaggio sociale e culturale che si può dare anche attraverso un disegnino.